Salve a tutti, amici e nemici di Scazzone Roma, siamo di nuovo su Attila, Total War, The Last Roman, l'ultimo romano. È passato tantissimo tempo perché ho avuto delle complicanze in questi giorni nel registrare dei video, quindi mi sono ritrovato per esempio alle 9-10 di sera con una giornata alle spalle, ho detto no, ti prego, non ce la fa a registrare, e quindi dopo aver detto no, ti prego, non ce la facevo. Ripartiamo dunque da dove siamo rimasti, cioè nel nostro tentativo di portare avanti questa campagna che sta andando per ora molto male, perché vi ricordo che sta andando male, non male, di più di male, perché dobbiamo prendere Firenze, che è un bene, però il male è dovuto dal fatto principalmente di due cose. La prima è loro, gli arabacci che sono arrivati dall'Africa più profonda, dall'Africa subsahariana, a prendere Roma. Uno sbarco clandestino fatto anche da questi altri, i vandali, che ci stanno per prendere Agrigento, e molto probabilmente qui, se questo maledetto deciderà di attaccarci, ci farà la festa. Però loro non stanno, ora me ne rendo conto, assediando Agrigento, ma la stanno soltanto razziando. Allora, molti di voi mi hanno detto di non muovere i 10.000 avversari verso questi vandali, perché mi avete detto che la spedizione di Belisario era semplicemente una spedizione di riconquista rapida e non di assestamento, il che era vero, però non lo so se mandarla giù. Vediamo come si evolve la situazione. Male che vada, mi avete detto, come Sir Diff mi ha detto, di mandarla nell'Epiro, nella Grecia, per poter continuare a avere un buon introito, perché è sicuramente questa che mi garantisce almeno... Che era Strumore? Almeno 1000, quasi 2000. Una cosa interessante per quanto riguarda il nord è stata di mi avete detto di trasferire queste truppe qui, che ringrazio Bragen. Ora mi ha detto non si pronuncia Bragen, comunque per me sei Bragalone. Bragalone mi ha detto gentilmente che è stata aggiornata nel 19 agosto il file della traduzione italiana di questa unità, e quindi potete vedere finalmente, che molti di voi mi hanno detto togli la mod perché non si possono leggere le unità, che finalmente possiamo leggere queste unità. Sono gli Equites Armigeri, mentre queste sono i Pedes Bucellari, gli Antesignani, quelli che molti di voi mi hanno detto lasciali nel caso tu la mod volessi toglierla, i Lanciari, poi c'erano altre unità, i Transtigritani, comunque unità molto strane, primi Felices Justiniani. Comunque vedete, adesso abbiamo finalmente i nomi delle unità e cose così. Poi mi avete detto di non tenere le unità da arco, quindi a cavallo, ma di tenerle appiedate, e io lo faccio subito, quindi tolgo le unità da cavallo appiedate e metto perlomeno quelle che mi sembrano essere le migliori in campo, cioè gli pseudo comitatensis, leggo prima Isaura Sagittaria, che hanno un livello eccedente di armatura, io li metto. Però ragazzi, c'è un però. Il però sta nel fatto che c'erano 50% di persone che volevano questa mod, 50% di persone che hanno detto non tenere questa mod perché ti scombussola tutto. Però dal punto di vista delle tecnologie mi sembrano rimesse a posto, non lo so. Comunque, per essere sicuri e per non... ce la posso fare. Allora, devo chiamare i carabinieri. Siccome ci sono troppe entrate, il tuo gioco potrebbe essere troppo facile, ma è vero che anche i nemici hanno tutte queste entrate. Chi è che urla? Quindi, lascio qui sotto il link del poll, della votazione, chiedendo volete vedere il continuo, il finire di questa campagna con la mod o senza la mod. Rispondete e fatemelo sapere, che agisco di conseguenza nel prossimo episodio. Questo me l'ha detto Edoardo e lo ringrazio. Per esempio, chi mi ha detto togli la mod è stato Edoardo, Omar, Sir Diff stesso, quindi a voi la scelta. Io direi di partire subito e di essere proprio menefreghista. Partiamo così, senza discutere di niente e di nulla. Il futuro è avanti a noi, il passato è soltanto per i disgraziati. Chi non dorme è soltanto un povero. Cosa sto dicendo? La bozzi di urlare, bambina. Se ti stanno sgozzando sono cavoli tuoi. I romani stanno facendo il gioco sporco e decidono di prendere Firenze senza il mio avviso, mentre stanno mandando, potete vedere, un esercito nella via verso Roma. Forse si sono resi conto che Roma è sotto assedio, non lo so, quindi mi hanno risparmiato un bel da fare. Però attenzione, i Mori hanno preso Alerio, l'ultima roccaforte dei Sardi, non hanno più niente, sono un popolo ormai alla deriva. Ma mi sto chiedendo, dove sono i Mori? Che fine hanno fatto i Mori che erano qui a Roma? Hanno deciso di sbarcare lontano lontano? E invece i Vandali, potete vedere che hanno fatto soltanto una stagione di assalto e se ne vanno via. Va bene, Giustiniano qui sta a fare sempre la sua crociera, quindi noi direi di
tenere sempre questo esercito. Togliamo, no, lasciamolo così, tanto abbiamo 11.000. Un esercito così può essere anche utile per togliere eventuali ribellioni. Quindi è stata una coda di paglia, non è successo niente. Che fine hanno fatto i nemici? Gesù, Gesù, Maria Salvador, che male mi fa il culon. Allora, Aquileia, questi direi di provare a bloccarli con il nostro spione, che hanno comunque un esercito ribelle qui a Verona. Quindi i veronesi si ritrovano ad essere molto utili per noi, perché nonostante i nostri fallimenti o le spie, stanno comunque tenendo duro, molto duro. Direi di approfittare della crescita dell'economia di questo esercito di Giovanni d'Armenia e intanto di spostarci verso il nord di Ravenna, perché tra un po' dovremo completare la nostra riuscita dell'episodio, di questo capitolo riusciremo forse a portarla a termine. E intanto cosa faccio? Faccio accampare Giovanni e trasferisco queste unità che voi mi avete detto, anzi devo purtroppo fare quello che non ho potuto fare e lo farò al prossimo turno. Nel frattempo continuo a reclutare le unità, perché devo trasferire gli eserciti dei compagni alle sentinelle. Però vedo, attenzione, che ci sono troppi eserciti, uno a Bologna e uno nella Laguna Veneta, per non considerare dalla Liguria. Anche se mi sembra che i romani stiano andando a dritto. I mori sono un'incognita, non capisco perché se ne sono andati. Nel frattempo Ravenna si espande. Guardate qui come cresce molto bene la nostra città. Allora, i mori non ci sono più. No, invece, ci sono i vandali qui. Teodorico è sbarcato con la propria flotta. E io allora, dato che comunque ho il favore di questa cittadina, potete vedere che Turi, ragazzi, ha una regione misera. Facciamo una cosa, per togliere ogni dubbio, reclutiamo questi mercenari che poi toglierò. Nel caso loro andranno a Benevento e si schiantano contro Fortunato di Smirna. Allora, quindi potete vedere che Fiesole qui cadrà tra due turni, quindi è anche molto più veloce, mentre un esercito qui si è scontrato a Genova e l'ha vista molto brutta. Forse questo esercito gli farà il culo, anzi molto probabilmente, non forse. Mentre la cosa che mi conviene fare, dato che comunque i bizantini stanno andando avanti, io direi di approfittare della situazione per riequilibrare il da farsi, cioè noi prendiamo queste unità e le spostiamo il più possibile da Giovanni. Quindi qua abbiamo 17 unità, possiamo prenderne altre 3. Ora lo faccio, finisco, ci vediamo tra 2 secondi. Ma in fondo, ma chi se ne frega? L'ho presa in tasca per il fatto che non posso più muovere Giovanni. E dunque Giovanni si ritrova, io ora sto creando un po' di unità. Purtroppo non posso tenere il conto di quante unità ho, di quante ne devo creare. Ho creato qualche unità, ok, allora devo rifare il secondo esercito. Quindi il secondo esercito sarà uguale, se non la copia. Mettiamo degli antesignani che sono ottimi, vedete, molto pesante, a livello eccellente di armatura. Mi avete detto spendi più tempo, avete ragione. Qui vedo degli eroi che si stanno avvicinando, comunque non dovrebbe essere un grande problema. E vi stavo dicendo dei visigoti, perché a me non mi piace sapere che c'è un'altra grande fazione in Spagna, o comunque se non i visigoti. Oh la puttanazza, qui quanti eserciti hanno. Perché comunque dovete sapere che anche Giustiniano andò in Spagna. Ora non Giustiniano stesso, ma mandò un disgraziato a conquistare la Spagna e non fu neanche volontario, e ve lo dirò perché. Comunque ci sono troppi eserciti nemici qui, davvero troppi. Quindi cosa devo fare? Ah, gli antesignani possono già essere migliorati. Quello che volevo fare, cioè l'esercito che deve essere spostato qui, ho fatto una cazzata. Devo togliere principalmente le unità di Giovanni, devono essere tolte. Quindi devo congedare questi qui, almeno ce la posso fare. Questi funditores che ormai sono inutili, togliere questi equites, e così se almeno le unità nemiche degli ostrogoti mi attaccano, sono fottuto. Ok, posso muovermi ancora? No, non mi posso più muovere. Quindi nel frattempo, lo so ragazzi, è una cosa purtroppo noiosa, ma dobbiamo farla. Odio dover passare tutto questo tempo a, diciamo, da perdere così. Così comunque direi, dato che mi ispirano, prenderei anche degli scutatoi, che male non fanno. Ovviamente partirei poi con le cavallerie, prenderei sempre degli equites armigeri e poi prenderei delle unità da sparo. Ma nel frattempo dobbiamo passare un'altra volta. Nel frattempo potete vedere, dannazione, che gli ostrogoti, nel frattempo che noi... Ecco. Per quale motivo la cittadina non viene in mio soccorso? Loro ovviamente non hanno delle buone unità, ma potete ben capire che le loro unità di cavallerie sono superiori alle mie. Molto. Se non di più superiori alle mie. Però hanno 1, 2, 3 unità. Io la combatto, ragazzi. Combatto la battaglia, perché non me l'aspettavo questo assalto vile.
Però potete vedere che hanno 4 unità di cavalleria, di cui una di schermagliata, e un'unità di cani. I cani non dovrebbero essere un problema. Loro, per fortuna, non hanno ancora la qualità. I vandali, nonostante le batoste subite in questi secoli, non hanno deciso di avanzare con la propria tecnologia militare, dunque non sono rimasti al passo con i tempi. Loro siamo pochi uomini. Ci surclasserebbero in men che non si dica. Hanno anche tante picche. La cosa che voglio fare è una mossa che molti di voi mi avete detto e che io non farei mai nelle mie campagne, perché è una mossa vile. Vile. Però, dato che dobbiamo assolutamente tenere questo esercito e non dobbiamo permetterci di perderlo, è un escamotage che voglio provare, che io non ho mai provato, e cioè quello di fare la formazione a quadrato, davvero camper pro. Mi avete detto di tenermi un pochino più indietro rispetto alla linea di partenza, e direi dunque di partire con una testuggine difensiva di questi limitani. Io non me l'aspettavo un attacco, io avevo calcolato che la guarnigione alleata venisse in mio soccorso, e invece l'ho presa nel Kabasisi. Ma letteralmente nel Kabba Kabba Sisi. Direi comunque di fare una formazione a due. E la cosa che non mi piace è che queste unità che si ritroveranno di lato avranno la problematica dei funditori nemici, cioè che si ritroveranno probabilmente con i colpi dei nemici davanti. E per questo io la metto così, cioè li metto al contrario, perché ora come ora non penso che mi attaccheranno da dietro, e se dovessero farlo sono fottuto. Cosa faccio? Tengo questi gruppi di mercenari così, e poi tengo le picche in questo modo, cioè così che possono andare un pochino avanti e possono sbucare come dei fetenti da davanti il fronte principale, almeno può essere già qualcosa. Mentre tengo all'interno, come voi mi avete detto, i cacciatori germanici da arco, mentre, attenzione, abbiamo degli Equites esploratori. No, non mi piace la situazione, non mi piace, direi di tenerli qua. C'è un boschetto, qui possono stare nascosti. Allora, questa unità può stare nascosta, questa pure... E questa è nascosta. Bene, avanziamo con la nostra battaglia. È una battaglia importante per Teodulo Diani, un veterano che non ha mai combattuto. Infatti, dice, ha un'eredità molto orgogliosa. E nel nome di Dio noi possiamo combattere, dice Teodulo Diani. Resisteremo e li sconfiggeremo. Ma non si rende conto il nostro Teodulo che abbiamo una minoranza non qualitativa ma quantitativa questa volta? Però le nostre mosse da veri camper possono forse essere utili. Hanno dei cani, che i cani con i cavalli sono in pericolo alto. Come mai sono in pericolo alto? Mentre le spade no. Strana come cosa. Allora siamo messi piuttosto malino, eh. Ah, cazzarola cazza. Devo dire che comunque con la mod di Radius hanno cambiato molte cose. Cioè hanno sgravato alcune unità e hanno reso meno sgrave le altre, il che non mi piace affatto. Però infatti ditemi voi se volete appunto vedere questa modalità o togliere la mod. Per me non è un problema. Però guardate qui, davvero i camper, è una cosa che mi ritrovo molto spesso nelle battaglie online, sia di Attila che di Rom, quelle poche che ho fatto, e trovare il tipico rompiscatole con il proprio esercito messo a camper. Attenzione, le cavallerie stanno avanzando pericolosamente, quindi io direi di portare il nostro Teodulo Diano da questo lato, perché già vedo che le cavalle si stanno indirizzando. Ok, bene, 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 abbiate un bel colpo. Proviamo a prendere in giro queste cavallerie nemiche, mentre è l'ora di avanzare con queste cavallerie di esploratori. Ovviamente ho visto che ci sono i cani, però forse possiamo, diciamo, portare avanti queste cavallerie di vandali e avere la superiorità nemica di queste altre due cavallerie. Attenzione, perché i briganti germanici si sono fermati per bersagliarmi, il che è un bene, direi, di uccidere queste cavallerie, ma non di schermagliarle, bensì proprio di colpirle nel cuore. E questi cavalieri, cosa ho detto? Questi cavalieri da schermagliata. Comunque, uccidiamo questo. È l'ora di caricare. Possiamo farcela se andiamo tutti insieme, uniti per la patria. Fate un bel muro, un bel cuneo. Fate paura a queste cavallerie. E adesso che siete impattati, togliete il cuneo. Ok, abbiamo schermagliato e ucciso questi lanciatori germanici. Mentre stiamo piano piano, come dire, avanzando. Non lo so, perché qui ora si preparano a schermagliarci della fine. Bene. Fermi tutti, una cavalleria avanzi contro di questi, voi avanzate contro di questi, voi avanzate contro questi. Dobbiamo far loro paura? Dobbiamo tenere il fronte? Oh mio Dio, uomini. Oh mio Dio, uomini, è l'ora quello di fare quello che stavo proprio programmando, cioè avanzare contro le picche, mentre noi dobbiamo resistere a questi colpi. Allora, attenzione, qui la cosa sta andando da una parte bene e dall'altra male, perché ci sono i cani, che però stanno resistendo, quindi è un bene, ma... Ok, queste cavallerie se la stanno, diciamo, giostrando piuttosto bene, anche se non voglio che muoia il nostro amico. Lui è cavalleria corpo a corpo, direi di portarlo via fuori, rapido, rapido, esci, 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 esci.
cosa sta succedendo qui? È l'ora di resistere. Queste unità devono uscire un attimo fuori. Qui ce la stiamo cavando. Mi aspettavo il contrario, ma attenzione, i nostri cavalieri la stanno vedendo molto male, perché ovviamente ci stanno per sparare, ci stanno sparando qui. Il fronte è diviso, ci sono delle cavallerie che non credevo proprio sarebbero riuscite a resistere così a lungo. Ma una volta fatti fuori questi, indirizzatevi su questi. Dannazione, dannazione. Allora, dobbiamo raddoppiare la dose sparando su questi, mentre il nostro Teodulo deve aiutare questo disgraziato, perché se la sta vedendo molto male. Forza cavalleria pesante, cerca di intervenire. Purtroppo loro hanno la qualità della cavalleria, vi voglio ricordare. E qui si sta mettendo male la faccenda, quindi è l'ora di togliere il muro ed intervenire a favore di questi dannati, provando a sparare. Uccidete questi. Allora, le cavallerie, ecco, lo sapevo, stanno intervenendo queste, mentre questi altri due cavalieri devono provare ad andare avanti. Questa cavalleria di briganti deve provare a intercettare quella cavalleria che sta cercando di farmi il culo. Quindi noi andiamo avanti. E cosa facciamo ora? Togliamo il muro qui e circondiamo questi balordi. Forza uomini, forza, 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 attaccate questi. Qui si sta mettendo non male da faccenda, ma di più, perché Teodulo sta avendo un grande svantaggio e non riesco a ucciderla. Non riesco a ucciderla e queste cavallerie stanno andando a puttane, perché loro mi hanno mandato gli archi germanici contro, quindi... Davvero vergognoso, io non voglio togliere il fronte qui, perché potete vedere che mi stanno attaccando queste unità prevalentemente. Fate un muro largo e Teodulo come è messo qui. Attenzione, qui per fortuna piano piano le cavallerie stanno subendo, ma queste cavallerie ormai potevano fare ben poco. Sono rimasti tanti archi nemici. Ok, qui il loro fronte è scompaginato totalmente. Avanziamo uomini, come unico uomo, cerchiamo di fare più danni possibile a questi maledetti. Ed è l'ora purtroppo di incidere su questi maledetti. Sparate su questi, sparate su di loro il più possibile. Attenzione, no, uccidete queste picche. Sono loro il problema principale, mentre loro devono andare qua. Voi andate così. No, ormai arrivano le cavallerie. Anche se comunque mi colpiscono da dietro e posso fare ben poco. Ok, questa cavalleria è andata. Diciamo di mandarla via rapidamente possibile e di cercare perlomeno, anche se Teodulo dovesse morire, di mandarlo qui. No, dannazione, resistete uomini. Resistete per l'amor del cielo. Uccidete più uomini possibili. Io non capisco. Sarebbe meglio considerare una ritirata tattica. E hai ragione, ma a me non me ne importa nulla. Dobbiamo uccidere questi dannati arcieri. Bene, li abbiamo uccisi. Li abbiamo mandati all'altro mondo. Voi preparatevi a uccidere loro. Spingete sul re, che comunque è una cavalleria e può fare parecchi danni. Andate così ragazzi, andate qui. Mentre Teodulo Diani, bene o male, ce la sta facendo. Aumentate la carica. Aumentate la carica e spaventate il nemico. Non penso di farcela, ma se consideriamo che abbiamo resistito più del dovuto, è una battaglia grandiosa. Per me è comunque una grande vittoria. Sparate a questo balordo, cercate di spaventare questi ultimi lanciatori e poi inseguite il resto. Dobbiamo mandarli nel Valhalla. Nel Valhalla, che però è loro, perché noi non ci siamo più nel Valhalla. Noi non siamo più pagani. Considerate un attacco contro questi ormai, perché il nostro re ormai rischia di andare a quel paese. Tanto ormai il mio generale è più stanco che mai. I nostri uomini fuggono e ormai possiamo considerarci belli che morti. Però va bene, dai ragazzi, mi considero più che soddisfatto. I nostri uomini ormai sono andati. Direi di affrontare corpo a corpo nel frattempo questi. Nel mentre che questi ovviamente cercano di spararmi, il mio generale deve fare più danni possibili. Teodulo sarà l'hashtag di oggi. Teodulo forza. E ormai c'è poco da fare. Questi sono andati. Teodulo però se la sta cavando ancora. Io direi di provare a uccidere. No, arrivano le cavallerie. Quindi ormai è andata. Però loro hanno subito tanti colpi e gli sono rimasti 800 uomini su 2000. E ormai Teodulo è schiantato. Il nostro generale è morto. Teodulo Diani è andato. Sconfitta onorevole, ragazzi. Ne abbiamo persi tanti, ma le picche hanno fatto il loro dovere. Loro hanno l'esercito devastato e non penso che avranno la forza materiale di riunirsi e di ristabilirsi contro le città del sud Italia. Quindi la prima ondata di vandali è andata. Ah, dannazione Giustiniano, perché devo fare io il tuo lavoro sporco? Il nostro esercito è ancora vivo, non so se ci inseguiranno, probabilmente infatti ci inseguono. Non possiamo fare niente, l'unica cosa a questo punto è ristabilire la creazione di questo esercito. Non so se nel sud Italia, stavolta nella Grecia. Io non l'ho spostato perché credevo davvero che i vandali se ne fossero andati. Addirittura non me li aspettavo direttamente in Calabria, a questo punto li aspettavo nel sud Italia, comunque in Sicilia.
Vediamo un attimo come va la situazione in nazione. Sarebbe ganzo ricreare l'esercito, ripienarlo di mercenari e sfiondarlo contro di loro. Vediamo un attimo. Comunque vi stavo dicendo, a parte questa piccola disfatta, che Giustiniano ebbe l'occasione di andare in Spagna e fu un'occasione non voluta perché all'epoca, quando ancora la campagna di Belisario in Italia era ancora in atto, vedete, Teodoro Leoni è morto, c'era una guerra civile tra diverse fazioni nobiliari in Spagna, dei Visigoti. Un certo Atalarico chiese l'aiuto di Giustiniano stesso e Giustiniano disse: ma cogliamo l'occasione con due piccioni con una fava, e mandò un certo Liberio, che si trovava qui in Sicilia, con la propria flotticina, che già doveva essere mandata per l'occasione contro gli Ostrogoti. Disse: no, tu contro gli Ostrogoti non ci vai, e vai contro i nostri amici spagnoli qui Visigoti, che però erano dei ribelli, quindi, e prese Liberio con un misero esercito, quindi superò le aspettative, tante città del sud della Spagna, quindi la costa, e prendendo la costa, quando poi la guerra civile fu conclusa a favore dell'invio bizantino in Spagna, Atalarico chiese le città restituite e Liberio lo mandò cortesemente in mona, gli disse: vai a cacare, le città adesso sono mie. E quindi Atalarico dovette tenersi le città dell'interno e l'impero romano d'Oriente si tenne le città della costa, che furono tante per molti anni, una settantina di anni, fino all'inizio del 600. Quindi non so se Giustiniano ci darà delle missioni, ma vedo altri eserciti di vandali. Questo era quello che si trovava in Sicilia, hanno una mobilità molto elevata, devo dire, ma nel frattempo noi dobbiamo fare quello che dovevamo fare. Guardate qui quanti dannati vandali, ecco, quello vi volevo dire. La mod fa sì che ci siano così tante unità nemiche, e tra l'altro anche loro hanno delle belle unità, devo dire, hanno dei guerrieri ostrogoti. Dobbiamo essere molto rapidi nel nostro tentativo di reclutare più uomini possibile. Adesso dobbiamo completare la seconda ondata, anzi no, non possiamo, perché per quale motivo? Non abbiamo soldi, no, non è possibile. A parte, guardate qui che crollo, da 12.000 a un esercito così misero. Togliamo questi preventores, ci uniamo all'esercito di Belisario e noi dobbiamo prendere, abbiamo delle spade, abbiamo delle lance, questi quali dobbiamo togliere perché dobbiamo prendere questi cavalieri. Poi dobbiamo prendere gli pseudo comitatensis, che però sono troppi, quindi noi dobbiamo togliere queste cavallerie dalle scatole. Togliamole. Infatti ovviamente anche il peso degli eserciti comincerà ad essere maggiore. Non possiamo più muoverci. Fantastico. Veramente fantastico. Perché questi maledetti mi hanno... Questo veterano mi ha rotto le palle, letteralmente. Quindi cosa faccio? Nel frattempo continuo a migliorare l'esercito di Belisario, stavo dicendo di Giustiniano, onore, disonore a me. Mettiamo un altro arco, abbiamo delle lance, abbiamo delle spade, direi un'altra lancia, comunque per sicurezza mettere dei lancieri scutatoi. Poi abbiamo altre due unità che saranno unità di cavalleria, però farei degli equites. Cosa sono questi? Numi dei Giustiniani. Mettiamo degli equites promoti. Ok, siamo a posto. Per ora va più che bene. Potete vedere che qua stanno prendendo l'iniziativa i romani e stanno andando a Padova. Cioè dicono: madonna, qui Belisario non fa più nulla, è l'ora di fare quello che non voleva più fare, quindi. Ma voglio provare a ricreare. Ah, dannazione! È vero, io non ho una città e dunque non posso crearla. Però da qui la sovrappopolazione è insufficiente. È stato un colpo duro, ragazzi. Sir Diff, sarai fiero di me. Porca miseria, è vero, non ho una città e dunque non posso reclutare l'esercito, ma devo avere la sovrappopolazione necessaria che io non ho. Nazione. Comunque domani, ragazzi, uscirà, almeno penso di poter registrare, se ce la faccio a registrare, Layers of Fear. Finalmente io non vedo l'ora di poterlo continuare a giocare, perché mi sta prendendo tanto. Io non penso altro che a Layers of Fear per adesso. Possiamo migliorare qualcosa, ma il cibo ci va più che bene. Continuiamo a portare. Qui abbiamo 17 su 20. Abbiamo pochi arcieri. Infatti c'è una eccessiva presenza di arcieri qui. E ho già finito. Sono un idiota. Va bene così, dai, ragazzi. Un esercito piuttosto buono. Ci sono tante lance, tante spade, delle cavallerie. Ho finito anche la mia registrazione. Degli archi. Direi tanto di reclutare e di dedicare le ultime cosettine. Vediamo un pochino. Un Preventores e un Federato 1. Così, per gusto. Mentre qui, a questo turno, abbiamo l'ultima cosa disponibile. Abbiamo tante spade, poche lance e abbastanza di cavalleria. Quindi io direi di mettere un'altra lancia, che però metterei un altro lanciere scutato. E ho finito i soldi? No, ho finito lo slot. Quindi facciamo l'ultimo turno. Stavolta direi di non fare nulla. Guardate qui come sta andando senza di noi avanti la guerra nell'ovest dell'Italia, della penisola della Padana.
della pianura padana, mentre Fiesole, Firenze ancora sotto assedio. Quindi noi non ci preoccuperemo, voi non mi vedete più, io stavo guardando ancora la telecamera. Attenzione, come avanzano prepotenti gli ostrogoti. Potremmo tentare un assalto, ma se noi perdiamo le battaglie campali, adesso siamo fottuti perché ci sono rimasti due eserciti. Ma guardate di Giustiniano, voi dite e vi ostinate a dire vuoi renderti indipendente, ma vi rendete conto contro chi io diavolo andrei addosso? Mi avete anche detto giusta come mossa, però non la farò mai. Vai in Corsica e renditi indipendente. No. Oppure prendi Firenze, mi avete detto, e renditi indipendente. No, è come entrare nella tana del lupo ed essere circondati dagli zombie. No, e poi no. Dunque cosa faccio? Dato che mi sembra che loro se la stiano cavando piuttosto bene, è l'ora di muoversi. Padova è sotto assedio, Bologna può essere ben controllata da questo esercito, perché potete vedere che loro non hanno più problemi qui a Verona, cioè hanno devastato tutti gli eserciti, ci sono state tante botte di quelle mazzolate che neanche noi possiamo immaginarci. Però il sud è un po' incasinato. Porca miseria, il sud c'è 1, 2, 3, 4, 5... Beh, come ha detto il nostro amico, la spedizione di Belisario non era per conquistare, ma era per mantenere per due giorni. Facciamo così, andiamoci a prendere Aquileia, rapidamente, almeno facciamo una marcia forzata così da risparmiare tempo. Tempo molto prezioso, facciamo l'ultimo fine turno, entriamo, non so se nell'autunno o comunque nell'ultimo mese dell'estate, ci avviciniamo all'arrivo di questa fazione che probabilmente ci scombussolerà. E adesso... direi di concludere quell'episodio con la conquista di Aquileia, un altro centro religioso, più che finanziario, molto importante di questo periodo per Roma. Ma Giustiniano deve capire che non è più il problema non è tanto il problema degli ostrogoti, perché lì basta tenerli a bada. Il problema principale, ragazzuoli, è nel sud, a meno che loro non riescano in qualche modo a distruggere tutto. Però attenzione, io c'avevo un esercito con l'Onagro, e infatti... per risparmiare ancora più tempo posso usare Giovanni d'Armenia, che comunque hanno un ottimo... abbiamo degli ottimi eserciti, ragazzi. Potete dire quello che volete, ma per ora, finché non sblocchiamo l'altro reclutamento, eccola qui, la caserma reale, cioè il prossimo turno, avremo un esercito ancora migliore. Quindi usiamo una risoluzione automatica, battaglia, e Aquileia finalmente sotto il controllo romano. Quindi tecnicamente rivendichiamola, l'impero romano dovrebbe essere... al sicuro a Oriente, adesso che abbiamo tolto e sistemato la faccenda principale di Aquileia. Quindi abbiamo il Veneto e il Friuli Venezia Giulia sotto nostro controllo, dunque non dovrebbe essere un problema. Ma il problema, vi ho detto, è qui. Quindi qui non so cosa diavolo stiano facendo, ma questo esercito è fottuto, si trova tutti questi eserciti. Firenze è stata presa, potete ben vedere, e i Mori se ne stanno ritornando via, fanno un po' avanti e indietro, cioè come se stessero cercando di capire il loro scopo nella vita. Noi torniamo verso Padova e direi di attestarci a Padova. Adesso sta a voi, ragazzi, io mi accampo con questi due eserciti e ditemi la vostra su cosa fare e cosa non fare. Non prendo in considerazione ancora l'opzione dell'indipendenza, ma guardate qui, i Mori hanno una bella situazione in Africa, mentre gli Ostrogoti hanno probabilmente ancora l'Italia nord-occidentale e parte della Provenza, che comunque sono assediati dai separatisti occidentali qui, i Visigoti. Quindi i Visigoti non hanno più uno stabile controllo, mentre i Berberi sembrano invece essere un grande problema. Non so qui com'è messa la situazione nel nord della Francia, però molto probabilmente qui arriveranno i nemici, questa fazione che non vi voglio spoilerare. Se voi non volete lo spoiler, non ve la dirò. Direi di tenere comunque questo, ostacolare questo esercito per aiutare comunque Giustiniano, che comunque può essere un aiuto. Per dire anche noi ci siamo, ma non abbiamo fatto niente. Una fame tremenda. Quindi ragazzi, concludo qui l'episodio. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un vostro commento e ditemi le mosse future da intraprendere in questo momento, anche se non penso di andare nel sud, perché penso che Giustiniano potrà cavarsela da sé. Direi più che altro di andare a sistemare questi ultimi eserciti, prendere magari Verona, perché non so dove spawnerà esattamente questo esercito. Ditemi dove spawna, perché almeno posso essere previdente in confronto e non magari terminare la campagna, perché molti di voi mi avete detto sei finito, la campagna è finita. Siete molto molto positivi nei miei confronti, quindi lasciate un commento, un like e condividete il video, sempre se vi va, e come sempre ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.